L'assurdità delle violenze perpetrate in nome del Signore, il cammino ecumenico e la questione del ministero petrino, il commercio delle armi. Sono stati questi alcuni dei temi approfonditi da Papa Francesco nel corso della consueta conferenza stampa in volo al termine del viaggio in Turchia. Dialogando con i giornalisti del seguito, il pontefice ha anzitutto parlato di islamofobia e cristianofobia. Sarebbe bello che tutti i leader islamici, siano leader politici, leader religiosi, leader accademici, dicano chiaramente e condenino quello, no? Perché questo aiuterà alla maggioranza del popolo islamico a dire no, davvero, ma dalla bocca dei suoi leader, no? Pensando alla Siria e all'Iraq, dove il pontefice vorrebbe andare ma le condizioni di sicurezza non lo consentono, Papa Francesco ha espresso vicinanza ai tanti martiri cristiani in fuga dal Medio Oriente e ha messo a fuoco il principio dell'ecumenismo del sangue. I nostri martiri ci stanno gridando, siamo uno, cioè, già abbiamo una unità nello spirito e anche nel sangue. Ha ribadito poi che il mondo sta vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, ma che oltre alle nemicizie ci sono soprattutto cause economiche, perché il dio denaro è stato messo al centro e non la persona umana. Il traffico delle armi è terribile, ha proseguito, e oggi è uno degli affari più fiorenti. Per quello che riguarda le armi nucleari, ha riconosciuto che l'umanità non ha imparato ancora la lezione. Papa Bergoglio ha dedicato infine ampio spazio al dialogo ecumenico, ribadendo la sua volontà di incontrare il patriarca di Mosca, Kirill. La forma del primato, dobbiamo andare un po' al primo secolo per ispirarci. Non dico che la Chiesa ha sbagliato, no, ha fatto la sua strada storica, ma adesso la strada storica della Chiesa è quella che ha chiesto San Giovanni Paolo II. Aiutatemi a trovare un punto d'accordo alla luce del primo millennio. Ma il punto chiave è quello, quando si rispecchia a se stessa, la Chiesa lascia di essere Chiesa per essere una ONG teologica.